Sindaco, come cambia la vita? La vita cambierà tanto, nel senso che sarà una vita completamente diversa rispetto a quella di medico che facevo prima. Non cambierà l'impegno, non cambierà l'attenzione per le persone, non cambierà la cura che io dedicherò alle persone e alla città. Su questo assolutamente non cambierà. Aspettavi una cosa così facile? Beh, non è stato per nulla facile, non è stato per nulla scontato. Gli avversari, gli altri candidati sono persone di valore, persone serie. Il mainstream era quello di una coalizione di centrodestra molto motivata e molto forte, si è visto anche a livello di elezioni europee, come Fratelli d'Italia aveva conseguito un risultato importante, quindi non era per nulla scontato. Noi consideravamo la città di Reggio contendibile, non davamo per scontato all'inizio della campagna elettorale che fosse sicura al 100% la vittoria, quindi ce lo siamo conquistato giorno per giorno, settimana per settimana in campagna elettorale questo risultato. Però 56% è un dato molto alto, se lo aspettavo un dato del genere? No, non me l'aspettavo. Così alto non me l'aspettavo, non ho fatto dentro le mie previsioni, però è un dato veramente molto importante e questo mi responsabilizza ancora di più. Credo che il programma, il modo in cui abbiamo costruito il programma, il modo in cui ci siamo anche rapportati con la città abbia contato anche, proprio per noi non volevamo dare questa, non abbiamo questa visione di una città cupa, chiusa in se stessa, abbiamo voluto dare l'idea di una città con dei problemi, una città aperta al futuro, con dei progetti. Però emerge anche un dato, il PD ha circa il 40%, cioè sostanzialmente il PD da solo ha più del doppio di tutte le altre forze politiche. Potrebbe creare un problema questo? Io non credo, nel senso che il PD sicuramente ha giovato di questa concomitanza con le elezioni europee, c'è stato questo forte traino, questa forte polarizzazione che sicuramente si è ribaltata anche a livello del voto amministrativo. Avere un partito forte come il PD secondo me è importante e vedremo alla fine dello spoglio effettivamente quali saranno i partiti che saranno rappresentati in Consiglio Comunale, ma dal mio punto di vista tutti i partiti della coalizione saranno considerati anche per l'attività politica che faremo in futuro. Tempi per la giunta? Prendo il tempo necessario per costruire una giunta di persone competenti in linea con il programma elettorale. Quindi, che ci siamo tempistica dati. Non c'è? I tempi sono 2-3 settimane, immagino. Non ho voglia di correre, nessuna voglia di correre, cerchiamo soprattutto di individuare, intanto di definire bene le deleghe e poi di individuare le persone. Mi si è fatto sentire a livello nazionale? Ancora nessuno, ma è un po' presto, anche perché avevamo ancora lo scrutinio in corso, quindi forse anche per scaramanzia non ho avuto contatti con nessuno. A livello locale, Tarquini? Ancora, almeno non ho guardato il telefono negli ultimi 15 minuti, 20 minuti, ancora non ho ricevuto, forse si aspetterà, non so, conclusione definitiva dello sport, anche se adesso sono 120, credo, se sono scrutinate, non credo che cambierà il risultato. Quindi civi come il PD adesso batte casa. Ha portato il 40%. Come ho detto, terremo conto anche, non solo, anche dei risultati elettorali. L'importante è guardare la composizione della giunta e delle persone che lavoreremo di squadra. Grazie.